Siamo a Balvano, in contrada Serra dei Visconti. Lo scenario è spettrale. Accanto ai tralicci dell'alta tensione, le pale eoliche, tante, addossate l'una sull'altra. Mario, dopo anni di lavoro da emigrato, aveva il sogno di vivere con sua moglie e i suoi due bambini nella casa che si è costruito. Quel sogno però è stato distrutto. Con l'ovatta nell'orecchio dormiamo la notte e dopo vi farò vedere. E quindi di abbandonare significa che... Voglio lasciare tutto, qua ho speso 150.000 euro, ho speso. 20 anni di lavoro al nord per essere niente. Gli interessi di qualcuno, uno, due, massimo tre persone. Perché i cittadini di queste pale non abitano qui, non abitano, sono lontano. Perché là sopra. Ma guardate che quelle tre case, e lo dico a chiare lettere, una, due, quelle là, vedete dove c'è quella gola? Quelle sono case degli amministratori. Quindi, qui sì davanti a me, ma sulla loro montagna niente. Cioè qua io lo dico a chiare lettere, non ho paura di niente e di nessuno. Mi venissero a dimostrare il contrario. Non cambia la situazione per Carmine, emigrato in Germania, dove ha lavorato una vita. I cose gli vende che boom, boom, e quindi entra direttamente nelle orecchie. Qui c'è un problema. Va bene così tranquillo, viene a mettere la... E poi lei si doveva godere la pensione adesso, quindi riposarsi. Ma poi in campagna questo rumore, ma che scherziamo, ma non è che siamo nelle grandi metropole qua. Quindi non siete stati interpellati? Assolutamente. Vi siete ritrovati le pale da un giorno all'altro? Certo. È venuto un tecnico e ci ha fatto dare uno due puzzi. E cioè? Ci davano i soldi e mettevano le pale oggi. Non vi hanno spiegato che ci sarebbe stato del rumore. Qual era l'equivoco? Ma poi ne sono state messe talmente tante in questa zona. Quella di Pasquale è una storia simile. Emigrato anche lui per mettere da parte il denaro necessario alla costruzione della sua casa. Il sogno realizzato è stato violentato da quell'impianto eolico. Anche qui le pale a ridosso dell'abitazione. Stimo. Allora, no, abbiamo visto che voi siete praticamente circondati dalle pale eoliche. Sì. Tutto questo che cosa vi provoca? Perché lei ci diceva che ha una difficoltà. Che noi qua stiamo andando sordo. Perché uno tutti i giorni, tutte le notti e giorni, che però, come oggi ci stiamo... meglio, ma basta che viene un po' di vento, mamma figura qua, a Maserrà, l'unica stanza che sopra è questa, che sopra non ci posso stare. Non so dove andare. Diceva che non facevano rumore, non facevano rumore, ma qua non si può stare. Se stiamo fuori, tra poco viene l'estate, rumore là, ma io a casa mia dove devo andare? Me lo dicessero loro e venissero a vedere, perché l'abbiamo invitato, signore, non si è presentato mai. Chi avete invitato? Lei ha detto che è venuta l'ARPA sì, qui. È venuta ecco, cosa hanno parecchie detto? Volte. Che vi hanno detto? Il rumore era alto. E intanto è vero che ci sono le due paleoliche, una delle due, hanno ridotto i giri. Però non è che hanno ridotto i giri sopra casa mia. Hanno ridotto quella più lontana, sopra stalle. O se le stalle, gli animali hanno stare meglio di noi, ce lo dica qualcuno. È una strada comunale dove quattro volte al giorno passano gli autobus dei bambini delle scuole. Il problema, uno, c'è il problema dello shout flickering e l'altro c'è il lancio di frammenti, perché è già successo che una pala è andata in stallo qui e hanno bloccato la strada sotto e sopra. Sono venuti anche i vigili del fuoco. Pericolo immediato di un lancio di frammenti, le pale possono andare in stallo come si è già verificato l'anno scorso con l'arrivo dei vigili, dei vigili del fuoco eccetera eccetera, quindi c'è il pericolo di stallo, di esplosione di queste turbine che possono creare dei danni irreparabili. Poi ci hai segnalato un'altra cosa strana, sì. Cioè che l'acqua
avrebbe cambiato Sì, sapore. come Ci avete spieghi potuto questa vedere cosa? nella strada comunale, come avete potuto accertare voi stessi facendo una passeggiata nella strada comunale, ci sono gli attraversamenti dei cavi dotti delle turbine, alla quale da una parte, dalla parte sopra verso la parte giù, per l'intersecamento dei cavi dotti, hanno tagliato l'asfalto, hanno portato le tubazioni dei fili, posandoli sull'acquedotto che gli transita. Quindi il sapore dell'acqua è estremamente cambiato, come avete potuto assaggiare. Signora Maria, lei ha due figli Certo, di... una di 4 e uno di 7 anni. Adesso non ci sono, sono a scuola. No, no, tra poco rientreranno. E però ci diceva che stanno avendo dei problemi. Sì, dei problemi perché non riescono a dormire bene la notte, stanno sempre nervosi, mal di orecchie, continue, non possono uscire fuori a giocare come hanno fatto anni scorsi perché stanno un po' fuori, poi mamma, questo rumore non lo sopportiamo proprio e se ne vengono dentro. Anche se la differenza, devo dire, non è che è molta tra fuori e l'interno. E questo è, non possono vivere più la loro vita. E però voi avevate scelto di venire a vivere qui Di proprio stare qui perché... bello tranquillo perché era una zona beata, si poteva godere l'estate, c'era una tranquillità enorme, si poteva vivere tranquillamente. Adesso non si può vivere più perché ci stanno rovinando l'esistenza. Questo è. Ma voi, lei e suo marito, pensate di rimanere qui se tutto continua ad essere No, così no, se o... continua dobbiamo solo fare le valigie e andare via, perché ne riguarda la nostra salute e il quieto vivere dei nostri figli e la loro salute soprattutto. Quindi dovete cercare casa Ma a altrove. casa altrove sicuramente non saremo gli unici, penso io, perché non siamo gli unici che riusciamo a non sopportare il rumore. Il problema è di tutti quelli che circondano questa zona. Io non sono contro l'eolica, io non ho nulla contro le energie rinnovabili, ma sono per le energie rinnovabili fatte per bene, sostenibili, accettabili e non invasive. Tutti i cittadini di Contrada Serra dei Visconti hanno subito anche un danno economico. Le loro case, costruite dopo anni di sacrificio, non valgono nulla, ma non lo dicono. Dignità e pudore prevalgono sugli aspetti materiali. Chiedono soltanto che la magistratura approfondisca la vicenda e provveda ad un sequestro cautelativo dell'impianto.